Ebbene, ci troviamo al Salone Nautico di Genova, secondo giorno, e ci troviamo qua con Giorgio Venussi, che è cofondatore di 69F Sailing, giusto? Corretto. E presidente di classe. Anche. Bene, io ti volevo fare un paio di domande riguardo al 69F. Vediamo, sono pronto. Intanto abbiamo appena visto la presentazione del calendario 2023, ho visto che avete un sacco di eventi, 18 se non sbaglio, forse la stagione più, con più eventi che avete avuto, giusto? Sì, la nostra terza stagione in assoluto. Il fatto che ci siano tutti questi eventi è dovuto al fatto che abbiamo due flotte attive e operative, che sono una flotta americana e una flotta europea, per cui ci sono eventi poi dedicati sia ai giovani under 25 sia agli amatori, quindi un circuito amatoriale con owner drivers, e questo associato, unito al fatto che alcuni team di Copa America hanno deciso di utilizzare la piattaforma 69F per gli allenamenti, ci ha consentito di fare un calendario particolarmente denso e impegnativo. Bene, pensate di espandervi? Avete nominato flotta europea, flotta americana, pensate di espandervi in qualche altro continente? Il piano è quello, ovviamente il nostro è un progetto di lunga gittata chiaramente, ma è fatto soprattutto da questo concetto che noi offriamo le barche per il charter, consapevoli che si tratta di barche complesse e abbastanza costose. L'idea di partire su determinati mercati con una flotta di proprietà utilizzata per il charter ci consente molto facilmente di raggiungere un audience e un numero di partecipanti ampio. Quindi è ovvio che dopo l'Europa, che già rappresenta sicuramente un fatto consolidato e di successo, dopo l'America che si sta affermando, credo che il prossimo passo sarà l'Asia. Bene, noi siamo pronti a vedervi. E poi volevo farti un altro paio di domande su, innovazione e futuro, che sono le grandi tematiche di questo salone nautico. Quale pensi che sarà il futuro del 69F? Come pensi se ci saranno innovazioni riguardo alla classe? Noi abbiamo molto puntato fin dall'inizio su innovazione e futuro. L'innovazione per noi è rappresentata da un concetto di non costruire troppe barche, non avere troppe barche ferme nei capannoni inutilmente. Quindi il criterio di costruire delle barche che vengano offerte per il charter per me era centrale fin dall'inizio. Su questa onda e su questa strada vogliamo proseguire creando queste flotte di 6 barche, il six pack come noi lo chiamiamo, che può essere facilmente trasportato dentro un container da 40 piedi, quindi con delle spese molto modeste, con prezzi accessibili per il charter. Questo dovrebbe rappresentare, secondo me, un concetto ampio di innovazione che è fatto anche per soddisfare le esigenze di tantissimi potenziali utenti in tutte le parti del mondo. Il futuro è questo. Se si considera che si possono trasferire queste flotte con facilità a costi molto bassi e se si pensa che il concetto del charter possa diventare davvero il grande motivo di utilizzo di queste barche costose, ritengo che la diffusione dovrebbe essere abbastanza rapida e in tempi abbastanza brevi. Bene, un'altra cosa che per esempio riguarda il futuro è anche dei giovani, una cosa che mi è piaciuta moltissimo, la vostra attenzione appunto dei giovani. Parlando di giovani, vorrei che tu entrassi un po' più nel dettaglio sulla Youth Foiling World Cup. La Youth Foiling World Cup è nata sulla scia della Youth America's Cup. Noi siamo stati... Abbiamo partecipato a un progetto congiunto con Azzurra e la Federazione Italiana Vela quando nacque il progetto Young Azzurra e l'idea era quella di partecipare alla Youth America's Cup. C'è stato un lungo periodo in cui si pensava che ad Auckland venissero utilizzati 69F come barca per la Youth America's Cup, poi è stata cancellata per ragioni di Covid. Comunque noi avevamo già intrapreso questa strada, questo percorso e non abbiamo fatto altro che finalizzare questo progetto e renderlo un progetto su più tappe, non solo una regata di un mese ogni 4 anni, ma una regata ogni mese per tutto l'anno. Quindi abbiamo deciso e definito di stabilire questo criterio, questo progetto, questo circuito dedicato agli under 25 con le stesse regole della Youth America's Cup, ma che fosse un circuito itinerante. I numeri ci hanno dato ragione, noi abbiamo oggi che partecipano alle regate 12 team per ogni singolo evento, sono 4 eventi e alla fine di ogni anno a Barcellona disputiamo una finale a cui sono ammessi solo esclusivamente i migliori equipaggi che si sono qualificati nelle tappe precedenti, quindi c'è meritocrazia, attenzione ai giovani, attenzione al fatto che gli equipaggi siano misti, ma in modo spontaneo, noi non imponiamo il fatto che ci siano a bordo le ragazze. Non trovo che sia una cosa
allineata con i tempi. A noi piace pensare che è obbligatorio e spontaneo per gli stessi team avere una ragazza a bordo, che occupano ruoli di grande responsabilità e sono veramente molto brave. Beh, quindi abbiamo parlato di innovazione, di futuro, di giovani, di uguaglianza. Manca un'ultima tematica, che è quella della sostenibilità, che diciamo è una delle grandi tematiche degli ultimi anni nel mondo della vela. Come si pone la 69F e quali sono i prossimi obiettivi in questo ambito? Sostenibilità è un parolone complesso, complicato, forse in certi ambiti anche abusato. Diciamo che noi facciamo molta attenzione a tante cose. Abbiamo un gruppo di ragazzi che si muovono con grande attenzione, il nostro calendario è definito secondo dei criteri per cui cerchiamo di non girare intorno al mondo come schegge impazzite, ma abbiamo un criterio molto specifico attraverso il quale ci spostiamo e cerchiamo di essere molto attenti ai consumi, ma soprattutto questo criterio di non riempire il mondo di barche che rimangono ferme per troppo tempo nei loro capannoni, lo consideriamo un criterio molto interessante e molto importante, dando la possibilità a tanti di utilizzare poche barche. E questo credo che dal punto di vista del, diciamo, attenzione ai fattori ambientali sia già un passo importante. Quindi Next Generation, voi vi definite così? E... Nonostante la mia età? Nonostante la mia vecchiaia, sì, ci definiamo Next Gen. E ultimissima cosa, poi giuro ti lascio andare. Qual è l'unicità del 69F? Se tu me la potessi descrivere in 5 parole. Monotipo, foiling, monoscafo per equipaggi. Non c'è nient'altro nel mondo che abbia tutte queste caratteristiche messe assieme, abbordabile e affrontabile dal punto di vista economico. Bene, allora noi ringraziamo Giorgio Venussi per essere stato con noi e in bocca al lupo per la prossima stagione. Provate il 69F a questo punto. Provatelo, siete tutti invitati. Non è un problema per noi organizzare dei test e delle prove, perché riteniamo che questa forma di foiling sia veramente per tutti. Grazie, allora bene, corriamo a provarlo.